Eccoci qua, buongiorno Siena, buongiorno a Sofia Mattia in regia, buongiorno a Pino Di Blasio, caporedattore della Nazione, che è qui con noi. Stamani corriamo perché andremo nella seconda parte della trasmissione a Gaza. Ci collegheremo in diretta Skype con lo studente dell'Università di Siena che sta effettuando un corso Erasmus, in pratica il suo tirocinio di studente al sesto anno in specialistica di medicina all'Università di Gaza, ed è un mondo particolare, diremmo un mondo chiuso, no Pino? Sicuramente bello, sono curioso veramente di ascoltare questa intervista. Ma l'avete già fatta o devi farla in diretta? No, la faremo fra poco, dopo l'intervista con te, ma andiamo a vedere che tempo farà, ve lo dico subito io, c'è il sole. Una buona serata a tutti dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Cominciamo dal vedere la situazione a grande scala prevista per la giornata di domani. Vediamo come un vasto campo di alta pressione, un anticiclone, tende a interessare l'Europa e anche l'Italia, e lo farà per tutta la settimana, quindi garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Andiamo a vedere il dettaglio per la giornata di domani. Poco da dire, cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli, mari nel complesso mossi o poco mossi, temperature minime in diminuzione, farà freddo la mattina, nelle prime ore del mattino, con gelate diffuse sulle zone interne, nel pomeriggio valori intorno a quelli di oggi, intorno ai 13-15 gradi in pianura. Anche la successiva giornata di mercoledì non vedrà grossi cambiamenti, ancora alta pressione, tempo stabile e soleggiato, venti deboli orientali, temperature sotto zero durante la notte e la mattina, in aumento leggero durante il pomeriggio, sempre intorno ai 13-15 in pianura. Bene, con questo direi che è tutto, vi auguro ancora una buona serata. Bene, allora vediamo un po' i titoli dei giornali. Ovviamente le prime pagine sono tutte concentrate, i titoli di apertura sulla batosta dei 5 Stelle in Abruzzo. C'è giustizia in qualche modo dopo il troiaio delle giurie al Festa di Sanremo. I cittadini, intesi come giuria d'Abruzzo, hanno bastonato i 5 Stelle, che cedono 6 voti su 10, dice il Fatto Quotidiano, che ha poi un grosso richiamo, una foto in cui dice: esclusivo il documento degli esperti del Ministero, il TAV è inutile, costi altissimi e zero benefici. Vedremo come andrà a finire. C'è Salvini con l'elmetto e Di Maio con la cravattina. Io penso che Salvini vince su tutta la linea. Palloni sgonfiati, lo leggo stavolta al titolo Libero, dove ci sono tutti questi esponenti di punta, i big, i leader dei 5 Stelle, quindi mi fa piacere leggere palloni sgonfiati. Andiamo ancora avanti, Corriere della Sera. Tensioni sul governo dopo il voto, è ovvio, Salvini ha fatto il pieno, ha preso il doppio dei voti del 4 marzo dell'anno scorso, i 5 Stelle la metà, e quindi qualche cosina in testa gli ronzerà a Salvini. Che dici, Pino? Che dico, che l'ho sentito anche ieri a Porta a Porta, ho capito che la sua tattica è quella di attendere, di aspettare quanto mai le europee, perché lui deve in qualche modo dirigere o comandare un centrodestra deberlusconizzato, e per adesso non è ancora deberlusconizzato, e quindi ha bisogno che i 5 Stelle non si sfarinino fino alle europee. Certo. E poi tenterà la cosa, però è tutto molto complesso. Ieri l'ho molto sentito. Complesso, scusa. Ho Chi Minh aspettava il cadavere del nemico, no? Che passasse. Era Mao, però. Mao. Cioè, e invece questo aspetta il cadavere dell'amico, ho l'impressione. Sì, ma sai, francamente non sono, è un'alleanza innaturale, però cioè, francamente l'unica cosa. Effettivamente i ministri dei 5 Stelle sono i peggiori della coalizione. Va detto, Toninelli sta facendo dei discorsi sulle infrastrutture. Totalmente. Ah, guarda, mi dai un assist, perché ieri a Firenze inaugurata la tranvia, sì. Mattarella e Toninelli. Toninelli incontra tutte le istituzioni, fanno tutti dei grandi ragionamenti, c'è il nodo della TAV, eccetera, eccetera. Escono tutto sommato, come dire, con le idee un po' chiarite. E come dire, nel corso della riunione Toninelli prende posizioni, come dire, positive rispetto a alcuni nodi infrastrutturali da risolvere. Esce, parla con i giornalisti e distrugge il Toninelli pensiero appena espresso dentro la riunione. E questi sono i 5 Stelle. Hai usato due parole totalmente estranee all'essere Toninelli. Pensiero e idee, assolutamente. Sono assolutamente convinto che non abbia nessun pensiero e nessuna idea. E infatti la Repubblica titola: 5 Stelle diviso dopo il capo in Abruzzo, prima mossa, no definitivo alla TAV. E poi scordiamo rapidamente, per andare a cercare il titolo del manifesto,
che solitamente è interessante. Qui vediamo i big al solito, di Battista e Di Maio, gli sfollati, e questo è un titolo abbastanza interessante. Allora, Pino Di Blasio, veniamo invece ai titoli della Nazione, perché c'era un pallone sgonfiati che mi veniva in mente leggendo pallone sgonfiati, il titolo lì, leggendo le stelle cadenti, e ti riferivi alle vicende della Menzana e dell'Emma Vigas. Io voglio spiegarlo, Vettito, perché sostanzialmente l'accostamento non è molto preciso, perché nel senso tra bisogno e macchi c'è una grande differenza, cioè, ovviamente bisogno è cadente per i risultati purtroppo del campo dell'Emma Villas, però nessuno può negare che abbia fatto tanto per il volley senese, non fosse altro che l'ha portato in Serie A, in Superlega, e quindi entri in un mondo che è sfavillante. Cioè, vedi per esempio a Bologna c'è stata la finale di Coppa Italia, Perugia Civitanova, è stato uno spettacolo, vedevi volley ad altissimo livello, è vero fatto da giocatori cubani, ma eccezionale la partita, la finale di Coppa Italia, così come lo è stato il mondiale delle ragazze e il mondiale degli uomini, almeno nella prima fase. Quindi Gianmarco Bisogno ha fatto veramente un miracolo a portare il volley di Siena in Serie A. La cosa ovviamente di campo purtroppo gli ha dato torto, quindi cadente per questo. Dall'altra parte invece troviamo la Menzana, che io devo ancora capirci qualcosa, sono qua da quasi un anno a Siena, da quando sono arrivato mi hanno detto dai un occhio alla Menzana perché là c'è qualcosa che non funziona. Sono 10 mesi che ci troviamo di fronte a una società che fa campagne acquisti anche indovinate, la squadra non era messa male all'inizio come era comportata, in effetti si stava comportando anche bene, c'era stato un momento in cui sognava addirittura i playoff, e alla fine ti trovi poi che non ci sono addirittura 3-4 mila euro per un albergo, che devono allenarsi al freddo perché non pagano la luce di riscaldamento, i giocatori fuggono come ovviamente perché non vengono pagati i contratti per 30 giorni, quindi la situazione è un'agonia effettivamente anche troppo lunga, cioè meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine in questa storia. Quindi sì, poi ho visto nell'intervista che avete fatto a Pietro Mele in quanto amministratore delegato, sì, no, della società, perché no, non ho capito l'appello alle istituzioni, cioè non veniamo con i giochini, cioè le istituzioni ci si appellava quando i soldi ce l'aveva il Monte dei Paschi, c'era il rimbalzo sulle istituzioni, arrivavano i soldi per salvare la situazione, sì, perché ora le istituzioni, l'appello, a cosa glielo fai l'appello? Cioè se un'impresa sportiva, che è un'impresa, non ha più, come dire, ossigeno, purtroppo dispiace enormemente, ma non rimbalziamo con le responsabilità eventuali. Il sindaco è stato molto chiaro, noi possiamo darvi tutto l'appoggio che vogliamo, esatto. Psicologico, psicoterapico, morale, emotivo, passionale. Non c'è una lira, quindi non c'è problema. E là il problema è che mancano gli euro, non è che manca la passione. Certo. Io vedo anche, cioè vedere anche una squadra così, vedere anche che ci vanno 1700 persone all'ultima partita, non è male. No, come cioè, non è male? Ma è certo. Non è una, è una prova di affetto, è una prova che il basket continua ancora a piacere ai senesi. Il problema è che ha bisogno di una, certo, di una società, e qua entriamo in un altro in un altro salceto. Allora io vorrei mandare subito in onda al servizio del TG di Siena TV di ieri sera la protesta del latte dei pastori sardi, una vicenda dolorosissima. Questi pastori fanno una vita terribile, gettano via il frutto della propria fatica perché il cartello delle imprese di trasformazione del latte impone cifre davvero irrisorie che non remunerano non solo l'attività ma non consentono a questi pastori di vivere. Allora meglio gettarlo il latte, una protesta di grande dignità anche umana, e speriamo che si risolva, e anche in provincia di Siena dove ci sono tanti pastori a cui va la mia personale solidarietà, hanno, come dire, inscenato questa manifestazione al rally di Radicofani. Vediamo. Disputata questo weekend la 10ª edizione del rally della Val d'Orcia, organizzata dalla Radicofani Motorsport, ha visto più di 70 equipaggi esibirsi lungo un percorso globale di 180 km, tra la campagna e l'asfalto di Radicofani e San Casciano dei Bagni, nell'estremo sud della provincia. Oltre però alla gara, quello che ha fatto più notizia è stata la protesta, non contro l'evento stesso, ma una protesta di pastori che anche da Siena vuole dare un segnale di solidarietà ai pastori sardi produttori di latte. Sono arrivati
arrivati in 300, quasi tutti allevatori di origine sarda, per dare sostegno alla battaglia sul latte lanciata dai colleghi che hanno aziende sull'isola. Ieri mattina la cassa è stata inondata da 15.000 litri di latte gettati sull'asfalto dai 300 bidoni, ognuno contenente 50 litri di latte. Asfalto bianco dunque e conseguenti disagi al traffico. Una protesta pacifica però da parte di 300 manifestanti che non hanno bloccato la manifestazione sportiva, ottenendo anche la solidarietà sincera dei partecipanti al rally. Dalla Sardegna è partita la protesta, che pare essere solo all'inizio, finalizzata a riconoscere tra le varie problematiche del settore essenzialmente l'aumento del prezzo del latte. Oggi veramente troppo basso, non sufficiente neppure a coprire le spese che devono sostenere gli allevatori. Hanno aderito allevatori arrivati da gran parte del centro Italia, da Siena, da Perugia, da Terni, da Viterbo, da Grosseto, da Roma e addirittura dalle Marche. Insomma, sulla cassa si è sostenuta la manifestazione degli allevatori sardi che operano lontani dalla Sardegna, ma sempre assai legati alla loro terra, alle problematiche degli storici allevatori di pregiato latte. Latte che è stato gettato non con disprezzo, ma per ottenere rispetto e l'attenzione dovuti. Un segnale forte di una protesta che vuole solidarizzare con i colleghi della Sardegna, aiutare gli allevatori e la zootecnia italiana perché il lavoro sia sostenibile e garantisca la sopravvivenza. Una protesta che ha tutta l'intenzione di non fermarsi qua e dare una scossa al sistema per sostenere gli allevatori sardi e italiani che sono in grande difficoltà. Allora, siamo con Pino Di Blasio, caporedattore della Nazione di Siena. Vogliamo fare le nostre sentite condoglianze a Viola Carignani, ai suoi fratelli, alla sua famiglia per la scomparsa del babbo Fausto Maria Carignani, che aveva guidato anche gli imprenditori, si è spento dopo una malattia. Quindi sentite condoglianze a Viola e a tutta la famiglia Carignani. Pino Di Blasio, intervista a Rossi, D'Urso all'ASL, scelta giusta, il presidente della regione, la nomina aspetta a me, i sindaci divisi. Però accanto la cosa mi interessa molto di più di questo balletto di nomine. L'assessore Saccardi rassicura, quei 12 milioni torneranno a Siena. Ma di la verità, Rossi ne ha promesso 60 milioni. Vabbè, le promesse di Rossi. Non è male, effettivamente ho visto anche il piano di Giovannini sull'investimento delle scorte, era più ambizioso, ma 60 milioni sono molto importanti. Quello che ha voluto dire Rossi, oltre a ribadire che la nomina dell'ASL spetta a lui e che D'Urso è la persona giusta in questo momento in cui i territori, effettivamente uno voleva Ghelardi, l'altro volevano la Dei, effettivamente la scelta del terzo era inevitabile, avrebbe scelto ugualmente D'Urso, su questo non ho dubbi, però diciamo che i sindaci gli hanno dato una mano, i territori gli hanno dato una mano. Se avessero avuto un candidato unico, che sia la Dei o che fosse Ghelardi, in ogni caso non era questo importante. Mi interessa di più 12 milioni. I 12 milioni. Perché? Prima di tutto perché no e poi ora perché sì. Perché l'ex articolo 20, adesso è complicato, speriamo di non annoiare i tuoi... È presto, poi se no ti vanno a letto. No, la cosa assurda è questa, che l'ex articolo 20 è un progetto fatto dalla Sanità in base a progetti condivisi con il Ministero della Sanità e con il Ministero delle Infrastrutture. Tu hai un progetto, gli dici io voglio fare nuove sale operatorie. Loro ti dicono, benissimo, quanto costano le nuove sale operatorie? Costano 15 milioni. Benissimo, io te ne do 12, però tu mi devi fare le gare in questo tempo, devi fare questa innovazione tecnologica, devono essere antisismiche, devono essere antifulmini, qualunque cosa ci siano nelle sale operatorie, e devi rispettare i tempi. I tempi, chi non l'ha rispettati? Dall'inizio, non sono mai stati rispettati, ma anche chi l'ha la fatto? La regione, l'ASL senese, no, chi? L'azienda ospedale universitaria, ma non è quello il punto. Il punto Pre-Giovannini, sì, giusto? Però non è il punto, è quello dei tempi. Il discorso è che i tempi dell'ex articolo 20, sei tu che hai tirato la corda sperando che... Hai messo il cappello su questi 12 milioni sapendo già che non ce l'avresti mai fatta, perché era impossibile. Ecco. In ogni caso... Questo progetto secondo me è ancora vivo, adesso si tratta di vedere se manterranno le promesse governo da una parte, azienda dall'altra nel rispettare i tempi. Io sono convinto che almeno da parte del Policlinico i tempi saranno rispettati, ma c'è un'altra notizia sia di Rossi che della Saccardi. Aspetta, teniamola in sospansa, andiamo a sentirla, la Saccardi dal TG di Siena TV ieri sera, poi tenti la sorpresa della nuova notizia. Andiamo al servizio del TG.
L'annuncio è arrivato venerdì con un comunicato del DG dell'azienda ospedaliera Valterio Giovannini, ufficializzando la revoca del finanziamento per l'azienda ospedaliera universitaria senese relativa alla realizzazione di un nuovo blocco operatorio. I finanziamenti revocati, pari a circa 12 milioni di euro, restano comunque alla regione toscana e potranno essere rassegnati conseguentemente all'ospedale Santa Maria delle Scuote di Siena, con un nuovo progetto a cui l'azienda ospedaliera universitaria senese sta già lavorando. Giovannini aveva anche spiegato che la notizia non ci coglie impreparati. Al lato dell'insediamento della nuova direzione aziendale alla fine del 2017 eravamo stati informati che il finanziamento per la realizzazione di un nuovo blocco operatorio doveva essere revocato. Il vecchio progetto, spiegato Giovannini, prevedeva la demolizione e ricostruzione di un edificio in prossimità del DEA, da tempo affittato in parte ad Estar per deposito e in parte per la farmacia aziendale. Stupita l'assessore comunale alla sanità Francesca Polloni, che non era stata informata della possibilità della revoca di un finanziamento del quale si è parlato come certo fino a qualche mese fa. Anche l'assessore Stefania Saccardi interviene sulla revoca. Il finanziamento di 12 milioni è stato revocato dal Ministero insieme ad altri finanziamenti destinati ad altre regioni perché non era possibile rispettare i tempi richiesti per l'aggiudicazione della gara. In modo informale il precedente governo aveva dato assicurazioni sulla possibilità di recuperare tali risorse in un momento successivo. Ci auguriamo quindi che questo governo voglia riattribuire immediatamente le risorse alla regione toscana. E su questo, afferma Saccardi, ci aspettiamo che anche l'amministrazione comunale voglia dare una mano al di fuori del finanziamento sui gli investimenti previsti dalla legge finanziaria. In ogni caso, assicura Saccardi, se il governo rifiutasse di ripristinare il finanziamento previsto, la regione toscana garantirà la copertura di quanto il ministero si è ripreso nel momento in cui saranno attribuite alla regione toscana le risorse per gli investimenti previsti in finanziaria. Quindi l'azienda ospedaliera universitaria senese potrà contare, come sempre, sull'impegno della regione toscana per migliorare e far crescere l'ospedale, che esprime qualità, professionalità di grande valore, ma non solo per Siena, per tutta la regione. La notizia, Pino Di Blasio. No, ma che se non ce li dà il governo, ce li dà la regione quei 12 milioni. La notizia è molto semplice. L'hanno promesso, ci sono questi stanziamenti, il progetto è già esecutivo, quindi ci sarà il nuovo blocco di sale operatorie che sarà pronto. Adesso non so se sarà lo stesso, anzi... è ancora più ambizioso di quello che è stato revocato bocciato dal Ministero, questo nuovo progetto di Giovannini. E soprattutto spero che rispetti i tempi, anche perché per avere i fondi ex articolo 20 c'è bisogno di questo rispetto dei tempi. E quindi i tempi appunto sono una cosa significativa. Si riunisce la Commissione Regolamento del Palio, cambieranno le regole per il Palio straordinario. Bisognerà presentare le proposte entro la primavera. Beh, ci sembra buon senso questo, no? Sì, francamente. Io avrei voluto fare un forum su, e penso di farlo ancora, un forum sulle regole del Palio. Però la Commissione sta lavorando alacremente. Mi sembra di capire che anche chi ci sia dentro abbia le idee chiare di vedere, soprattutto anche le idee dell'aggiustare la richiesta di Palio straordinario, di non ripetere quella beffa dell'estate, che però poi alla fine è stata sanata dagli eventi in ogni caso. Quindi certo, il Palio ha superato sì, tutto, quando, no? quando le cose si fanno non c'è problema, il proverbio Zen dice poi alla fine. Novità su Monte dei Paschi da venerdì, quando eri qui con noi a raccontarci le notizie del bilancio a oggi. Ma cioè, la prova di forza del Monte dei Paschi, anche questo potrebbe essere annoiante, ma non è così, e sarà il bond subordinato che deve emettere. Quella sarà la prova per capire se il Monte ha ancora un nome da spendere sul mercato oppure no. Poi a me è piaciuta anche l'idea che c'è, nel senso, se il mercato prenderà quei 750 milioni di subordinato fatto dal Monte dei Paschi, vuol dire che il Monte è sanato, anche se non sa ancora dove andare, in che direzione prendere. A quel punto è risanato e non corre più rischi. L'altra cosa che mi è piaciuta invece in Monte dei Paschi è che il famoso kazako, di cui abbiamo parlato tante volte, che sono riuscito a intervistare in piazza, proprio così. Cioè è vero, esiste allora. Ma non solo esiste. Ma no, abbiamo visto l'intervista, le foto, eccetera. No, ma la cosa semplice è la dimostrazione che la verità è molto più semplice di tutti i retroscena che tu ci vuoi fare. Questo è venuto qua, si è comprato la villa da Caiata, almeno questi due punti aperte virgolette, ha incontrato questi due, Maxim Constantin e poi Catardo Staffieri, si è fidato del loro progetto, è convinto che il cibo italiano e i dolci siano i migliori del mondo, che Siena sia un paradiso su cui investire, e quindi per lui investire una decina di milioni o una ventina di milioni su questi progetti sono, diciamo, spiccioli, considerando che ne ha spesi 16 per comprare un superattico a Roma, in cui non ha ancora messo piede,
beato lui, dici tu. Tu dici come ha fatto i soldi, ma chi se ne frega, cioè sostanzialmente se lo fa con traffico del petrolio, non c'è uno nel mondo del petrolio che sia totalmente limpido. Io non, da Rockefeller in giù non le conosco. Però ho visto la moglie preferisce non stare a Santa Colomba, ma a Vienna. Non è che non è mica essere non ha detto è andato per acqua Pozzillo, Vigo, esatto, riescono Vigo, Alessandria, che tutti questi posti molto belli. Sì, allora la regia mi fa segno che siamo pronti per fare questo collegamento in Skype con Riccardo, questo studente dell'Università di Siena che sta facendo un tirocinio a Gaza. È una realtà particolarmente difficile per tutto quello che Gaza rappresenta in termini di chiusura, è quasi un mondo prigioniero, diciamo, prigioniero soprattutto dalle tensioni medio orientali. Riccardo ha scelto l'Università di Gaza, noi ci collegheremo in diretta a Skype e dovremo cambiare studio perché abbiamo, così saranno con noi anche i docenti dell'Università di Siena che hanno seguito questo Erasmus davvero molto particolare. Per cui adesso io saluto Pino Di Blasio, grazie di essere stato con noi, lancio oltre le mura di Simone Bachini e così almeno mi sposto in altro studio per fare il collegamento Skype con Gaza. Simone Bachini, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Siena TV. Allora, è passato il weekend delle canzonette, delle canzonette che è diventata politica, politica alla stragrande. Tra l'altro oggi a Pisa arriva Pippo Baudo, no? E quindi andrò a fargli un'intervista, no? Perché chi più di lui conosce Sanremo, e sappiamo bene quanto poi non sono solo canzonette a Sanremo, perché poi si innescano tanti altri meccanismi e negli anni, no? Sanremo, dalle proteste, delle lotte, chi arrivava sul palco, e insomma, vabbè, Sanremo è quest'anno più che mai, no? Il Sanremo dell'elite, del popolo, il televoto, insomma, vabbè, quindi oggi vi riferiremo venerdì, contiamo su Baudo che arriva qua oggi a Pisa, tra l'altro, insomma, invitato dall'università a presentare un libro, no? Quindi vabbè, ci sarà da sentirne. Dunque, no, però torniamo in Toscana. Dunque, ieri giornata fondamentale da un punto di vista delle infrastrutture, perché è arrivato Toninelli ad inaugurare la tranvia a Firenze e ha parlato poi dell'aeroporto. Ha detto qua non si danno più soldi a fondo perduto, sappiamo qual era diciamo il meccanismo del giglio magico, quindi ha risposto subito Nardella, a me dei gigli magici non me ne frega niente. Insomma, c'è la questione dell'aeroporto Pisa-Firenze. Ci potrebbe essere in corso una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per fondi pubblici, appunto, dati a società private, no? Perché appunto Toscana Aeroporti è una società che ha gran parte capitale privato. Cioè, questi dice lui devono essere redistribuiti su Pisa e Firenze, mentre sembrano essere dirottati tutti su Firenze. Insomma, la questione è molto delicata, anche ci sono dei tecnicismi anche molto particolari, che è difficile spiegare qui in pochi secondi. Vabbè, insomma, Toninelli questo. Poi c'è la TAV, no? Il sottoattraversamento fiorentino, che è fondamentale per i treni regionali, no? Sappiamo quanto tutto fa tappo, no? Arrivano i treni a tutta la regione e lì nel senso, si dà la precedenza all'alta velocità e quindi i treni regionali poi hanno difficoltà. Sappiamo bene quanto siano importanti invece il pendolarismo, ma anche per il turismo, nel senso quanti turisti prendono i treni regionali quando sono qua. E quindi anche su questo è un'opera, dice, che nata male, finita peggio. Il sole oggi ci ostacola quasi la vista. Poi strage di Viareggio, il processo in appello, ieri la richiesta da parte
dell'accusa, 16 anni a Moretti, con il quale era in aula e dice mi avvalgo della prescrizione, quindi Moretti che si avvale della prescrizione. Scusate, ma il sole mi aveva distratto. Allora, Moretti non si avvale della prescrizione, ho fatto questo piccolo errore. Moretti non si avvale della prescrizione, quindi questa soddisfazione da parte dei familiari delle vittime. Quindi questo è quanto, scusate il fatto del sole, e volevo chiudere con ieri c'è stata massa di nuovo dei pazienti picchiati in una struttura sanitaria e qui siamo di nuovo tra maestre e inservienti, è una tragedia, è una vera e propria tragedia. E poi volevo chiudere con un pensiero ai pastori sardi che anche per vicinanza proprio senese, no? Nel senso, sono tanti pastori che vivono anche qua in Toscana, e vedere insomma il latte buttato è un'immagine che fa riflettere e che fa capire il disagio. Ci sono delle spie ogni tanto, no? che vanno colte qua in Italia, e vedere il latte versato dei pastori sardi è un allarme che non vuol dire che c'è qualcosa di profondo. Pensate che il loro latte viene pagato 16 centesimi. Cioè. Vabbè, andiamo avanti, non sono solo canzonette, ricordiamoci così, vabbè. Siamo nello studio prettamente televisivo, non è che abbia fatto un viaggio molto lungo dal piano di sopra dove c'è lo studio più prettamente tipico di Buongiorno Siena allo studio televisivo. Perché? Perché abbiamo degli ospiti che sono accanto a me, che ci aiuteranno, ci introdurranno a questo collegamento che faremo fra poco in diretta Skype con Riccardo Corradini, uno studente dell'Ateneo Senese che ha iniziato proprio in questi giorni il suo corso Erasmus alla Islamic University di Gaza. Per noi è un momento importante. I ponti, lo sappiamo, non sono solo i ponti così che talvolta fra l'altro crollano, sono i ponti lanciati verso il mondo. Per una città come la nostra, per il mondo della nostra università, è una cosa davvero importante. Allora io presento gli ospiti e poi vi facciamo vedere il momento in cui Riccardo è stato accolto e come è stato accolto all'Università di Gaza. Allora, dalla mia destra ci aiuteranno a capire il senso di questo viaggio di studio di Riccardo Corradini il professor Gabriele Osberti, che è docente dell'Università di Siena in filosofia del linguaggio, poi Candida Calvo, che della divisione di relazioni internazionali dell'Università di Siena, in particolare per il progetto Erasmus Place, giusto? E poi abbiamo la professoressa Nadia Marchettini, anche lei docente dell'Università di Siena in chimica dell'ambiente e beni culturali. Parleremo tra poco con voi, adesso andiamo a Gaza. È il momento in cui Riccardo Corradini, che è studente al sesto anno della laurea magistrale in medicina e chirurgia, arriva alla Islamic University di Gaza. Gaza, Islamic University hosts the first international student from Siena University who's come here under the Erasmus program for academic exchange. I'm Riccardo Corradini. I'm a medical student coming from the University of Siena in Italy. I am at the last year of my career in university, so the sixth year, and I'm here for the Erasmus program, Erasmus Plus program, and it's my first time here in Gaza, so I'm really excited and happy to be here. I expected here to learn much more about the emergency surgery instead of the emergency surgery in Siena, because here, of course, unfortunately, there are
more casualties instead of Italy, so I'm sure that I will learn a lot about this subject here in Gaza, in Islamic University, and then I will report of this knowledge to my colleagues and my teachers too. In a relative context and under umbrella of academic agreements, about 20 of IUG students are studying at the European universities for one semester or one academic year, confirming that distances must not be an obstacle for exchanging experiences and transforming knowledge. By coming and surpassing the borders, we hope that Ricardo will develop much stronger relationships that will open the door for further students' mobility from Italy and other universities. Eccoci qua, Riccardo parlava un inglese perfetto, ma penso che abbiamo capito, e soprattutto è importante questo video perché avete visto l'arrivo di un nostro studente, del nostro Ateneo, è stato un piccolo evento, professor Usberti, accolto con tutti gli onori, quasi in forma diplomatica, vorrei dire, questo significa che c'è una relazione molto forte. Beh sì, non è la prima volta che andiamo lì, anzi dunque direi che è la seconda, perché questo programma sta arrivando adesso al terzo biennio, anzi questo sarà un triennio, il nuovo. Il primo biennio prevedeva soltanto contatti con università della West Bank, il secondo invece con università di Gaza, tra cui appunto la Islamic University. E quindi un anno e mezzo fa siamo andati per la prima volta e quindi adesso era un ritorno, insomma, un ritorno. Già ci conoscevamo, e l'idea è quella di ampliare e rendere più stabili e articolati, diciamo, i contatti, perché lo spirito, diciamo, di questo programma è quello anche di creare le premesse per dei rapporti più intensi, più continui, eccetera. Per esempio corsi double degree, di doppio titolo e cose di questo genere, collaborazioni anche scientifiche, di ricerca, eccetera. Professoressa Marchettini, abbiamo visto fra l'altro tante ragazze, no? Sì. Tante giovani, questa è un'immagine bella, perché purtroppo l'immagine superficiale che abbiamo di Gaza, che abbiamo del mondo islamico, come dire, relega la donna sempre un pochino in un cattuccio. Vedere tutte quelle ragazze male non fa, in sostanza, no? Ci sono altre quattro università della Cisgiordania, no? Palestinesi, che partecipano al progetto: la Bethlehem University, la Birzeit University, Al-Qad University e Hebron University. Riccardo è lì per studiare, ma è forse qualcosa di più, è un'esperienza di vita fantastica, direi. Allora, Riccardo non è solo lì per studiare, ma è anche per fare delle cose, fare pratiche, e lì ne hanno particolarmente bisogno. Io in questo viaggio, appunto il secondo viaggio che abbiamo fatto a Gaza, per me era il primo viaggio, e appunto sì, la sorpresa è stata quella di vedere tante donne, molte donne, in quasi tutte le università, sia a Gaza, ma in tutte le università che abbiamo visitato, nelle sei università, perché due sono le università con cui noi abbiamo gli scambi a Gaza, la maggioranza delle studentesse sono delle donne colorate e gioiose, quindi anche questa immagine delle donne velate arabe, no? Sono invece molto curate, hanno questa attenzione ai colori, sono molto curiose, e sono molto curiosi anche gli studenti, hanno un grosso bisogno di scambio, perché a Gaza, ma anche nella West Bank, almeno questa è stata la mia sensazione, c'è questa sensazione di chiusura, no? Perché sono chiusi, Gaza è chiusa, c'è il mare da una parte, ma è chiusa anche dalla parte del mare, ma anche la West Bank ha tutti questi, diciamo, staterelli che sono immersi nel territorio israeliano. Quindi questo bisogno di scambio a livello umano, a livello sociale, a livello politico-culturale, cioè politico nel senso che se c'è lo scambio scientifico e sociale, poi ci deve essere anche un'interazione, insomma, di tipo politico, è palese. E ripeto, l'importanza della presenza di Riccardo Corradini a Gaza è proprio il fatto che
penso sia il primo, no? che va a Gaza a fare un'esperienza che per Riccardo sarà sicuramente diversa, perché si misurerà con una situazione molto difficile, cioè l'ospedale di Gaza. Noi non abbiamo visitato l'ospedale di Gaza, ma credo, appunto, come anche lui ha detto nel suo video, lui è interessato alla medicina d'urgenza, quindi lì troverà delle situazioni molto difficili che però gli insegneranno molto, e potrà portare, come io ho riportato, non solo un'esperienza appunto di tipo scientifico, ma un'esperienza umana e sociale notevole, perché noi non abbiamo veramente idea di quello che è la situazione nei territori palestinesi, cioè molto diversa da quello che gli organi di stampa a livello internazionale e nazionale ci trasmettono, anche perché insomma siamo in una zona molto difficile, la Siria, tutti gli altri paesi, quindi il Medio Oriente è interessato ora, diciamo, da un disastro generale. Quindi sì, le donne molto curiose, anche ragazzi, cioè questo bisogno di scambio, di interagire. E questo è importante, per questo anche, no? C'è una divisione delle relazioni internazionali dell'università che penso serva anche per aprire, no? La porta verso il mondo della nostra università, dei giovani che sono a studiare da noi. Certamente, questo è uno dei tanti programmi di scambio, di mobilità che l'Università di Siena ha stabilito. Questo, diciamo, è particolarmente caro perché abbiamo la netta sensazione di offrire delle opportunità a degli studenti, ma non solo, anche dei docenti che hanno bisogno di apertura. Quindi comunque abbiamo collaborazioni e relazioni internazionali con paesi un po' in tutte le aree geografiche. Ora che stiamo per inviare domani la scadenza, le nuove proposte di Erasmus Plus International Credit Mobility, quindi l'Erasmus che si apre al resto del mondo, non solo Erasmus in Europa, e stiamo presentando proposte in America Latina con la Colombia, Ecuador, Argentina, in Asia con la Cina e il Vietnam, in Africa con l'Etiopia, in Russia, quindi Albania, e stiamo veramente presentando delle proposte un po' in tutte le aree geografiche. E viceversa, cioè vengono anche da noi? Diciamo, vengono, certamente. Diciamo, anzi, questo tipo di progetto prevede quasi un numero maggiore di studenti che vengono da noi di quelli che partono. Per esempio, ora a Siena abbiamo 3 studenti che sono provenienti da Gaza, con grande fatica, perché non è facile avere il visto per venire in Italia, certo, e poi avere l'autorizzazione a uscire, che te la può dare o Israele o l'Egitto. Quindi con grande fatica, ma riusciamo a portare studenti da Cisgiordania e da Gaza. Professor Usbetti, perché Riccardo Corradini ha scelto Gaza e come avete accolto questa sua scelta? Ma non è la prima volta che Riccardo va in Palestina, perché quando faceva la triennale già era stato al Quds University, quindi nella West Bank. Lì, sempre, diciamo, occupandosi di medicina d'urgenza, aveva avuto un'esperienza anche abbastanza traumatica, nel senso che, per esempio, ha visto l'università di Al-Quds è divisa in due dal muro, ecco. Ha visto una persona morire nell'attesa, perché doveva passare da una parte all'altra del muro, era un morente, e ha dovuto rimanere ad attendere per i controlli, eccetera, ed è morto durante l'attesa. Ecco. Quindi credo che avesse già dell'interesse, diciamo, per la situazione di Palestina, che, diciamolo chiaramente, è una situazione di occupazione illegale, diciamo, no? Con un'intera popolazione che è strangolata letteralmente, ma non solo a Gaza, anche nella West Bank. E quindi ha visto questa situazione e gli è nato un interesse specifico per la situazione palestinese, la situazione del conflitto, eccetera. E ha voluto tornare questa volta nel posto più drammaticamente coinvolto in questa realtà, che è Gaza, insomma, che non è retorica, è letteralmente una prigione a cielo aperto, insomma, certo. No? Sono 2 milioni di persone che vivono chiusi in questa striscia. E questa è la ragione per cui ha voluto andare e
ha tenuto duro nonostante parecchi, insomma, tentativi di dissuaderlo, no? Senza entrare in dettagli ulteriori. Professoressa Marchettini, ecco, questa scelta forte da parte di un giovane significa probabilmente intanto che, come dire, voi in generale i formatori hanno lavorato bene, perché quando un giovane è così, insomma, in età così presto, insomma, fa una scelta umana così forte, prima ancora che una scelta di carattere universitario, che poi lì appunto lui sesto anno, quindi lui sarà lì nel pronto soccorso eccetera, non è che sta sui libri, insomma, no? Ecco, e questo è un primo punto. Il secondo è che le immagini che abbiamo mostrato ci danno un'impressione di normalità, e invece di nuovo io parlo della mia di questa esperienza recente. Quando arrivi ho pensato, ma Gaza, una normale città araba, un po' incasinata, come sono, scusate la parola, un po'. Il problema è il traffico. Il traffico. E sì, apparentemente non si sono nemmeno viste zone estremamente distrutte. Noi siamo stati a Gaza City. Poi però, soprattutto in Gaza Vecchia, quando abbiamo visitato Gaza Vecchia, allora incomincia a vedere la sofferenza. Io vi racconto questa cosa perché è una cosa che mi ha colpito, cioè avevo notato tutti questi asinelli macilenti, biancastri, debolissimi, che mi facevano una gran pena, che tiravano questi carrettini, al che a Gaza, nella Gaza Vecchia c'era un signore che aveva uno di questi asinelli attaccato a un carretto con tutta una serie di confezioni di uova. Gli ho detto, ma questo asinello mi sembra malconcio, mi sembra che non stia bene. E lui mi ha detto serissimo, gli uomini stanno male, figuriamoci gli animali. Al che mi sono sentita veramente, cioè aveva ragione. Quindi il problema è che se uno rimane a Gaza incomincia a vedere che innanzitutto il mare non è accessibile, cioè il mare c'è, quindi è una grande risorsa perché arriva il vento, arriva il sole, ma loro non possono pescare oltre le 3-4 miglia perché ci sono le vedette israeliane, quindi praticamente la pesca è interdetta, infatti loro devono ricorrere a delle vasche di acquacoltura. L'acqua è molto scarsa, una delle cose che i palestinesi soffrono di più fra le tante cose è che hanno uno scarsissimo accesso all'acqua, sono forse il popolo che ha meno scarsità, che ha la scarsità maggiore di accesso all'acqua, sono sotto i limiti dati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'agricoltura è ridotta al minimo anche perché da alcuni anni gli israeliani buttano il glifosato, che è un erbicida, sui campi, e hanno l'elettricità solo alcune ore al giorno, quindi cioè, la loro vita è ridotta. Nonostante questo, nonostante il fatto appunto che Gaza sia un'immensa, cioè immensa, nemmeno tanto immensa, sia questo territorio, questo campo, questo prigione a cielo aperto, devo dire ho trovato, come avete visto, i sorrisi delle ragazze non fanno solo parte di un filmato c'è questa grande voglia di vivere, di avere input dall'esterno e di poter andare all'esterno. E questa secondo me è la cosa che lo Stato israeliano ostacola di più, cioè lo scambio. Cioè questo fatto dello scambio è difficile, è ostacolato. Per esempio, una cosa che viene subito in mente è che siccome c'è traffico, c'è inquinamento, loro avrebbero bisogno di energie alternative, cioè di energie rinnovabili, di energia solare. Quindi abbiamo visto dei pannelli, ma al suggerimento implementate la produzione di energia solare ci hanno detto noi abbiamo problemi di ricevere il materiale, cioè quello che diceva il professor Usberti, cioè l'uscita di persone e di oggetti, di cose, è tutto regolato, è tutto molto ristretto. Anche noi abbiamo avuto insomma delle difficoltà, la nostra presenza a Gaza, bisogna dirlo, cioè Usberti lo sa, e il progetto che Usberti ha iniziato alcuni anni fa è stato reso possibile anche alla presenza di Mary Calvelli, che lavora da molti anni in questa associazione non governativa e che ci ha permesso, perché la difficoltà è molto molto più grande rispetto a tutti gli altri paesi, quindi veramente il progetto è un progetto che viene fatto sfidando delle difficoltà molto maggiori rispetto ad altri paesi, vogliamo dire dei paesi in via di sviluppo. Certo.
Candida Calvo, Riccardo Corradini, la Gaza tutto finito, cioè non c'è più il collegamento, non c'è una sorta di tutoraggio, lui è lì, punto e basta, oppure no, pezzo di no? No, lui è sempre, diciamo, rimane in contatto con il nostro ufficio che si occupa della mobilità in uscita verso la Palestina, verso altre destinazioni, per tutto quello. Stamattina per esempio abbiamo ricevuto dall'ufficio a Gaza, ci ha inviato due fotografie di Corrado, di Riccardo, mentre faceva lezioni col camice bianco, e abbiamo ricevuto la documentazione che prevede il progetto Erasmus, quindi siamo in costante contatto sia con l'università ma anche con Riccardo se c'è bisogno. E questo mondo che c'entra in qualche modo in casa, dentro le nostre mura senesi, che sono sempre, come dire, un po' chiuse, che ci chiudono un po', aiuta anche la città ad aprirsi un po' questo scambio. Ma questo è qualcosa che è già successo perché abbiamo sempre pensato al programma di scambio come un programma, sì, di scambio di docenti e studenti, ma anche di rivolto ai cittadini in generale. Quindi è sempre successo, per esempio, che quando venivano docenti chiedevamo loro di intervenire all'interno dell'università ma anche fuori, e quindi per esempio ci sono stati interventi loro all'Accademia dei Fisiocritici, per esempio, ed è partita una relazione tra l'Accademia dei Fisiocritici, che è un museo di storia naturale, e il museo di storia naturale che ha sede a Betlemme, che è l'unico della Palestina, eccetera. Oppure abbiamo fatto incontri nelle scuole a Colle Valdelsa, per esempio, con docenti che erano venuti. E poi l'anno scorso abbiamo organizzato qui a Siena il Nazara Film Festival, che è un'iniziativa, questa è una delle tante iniziative di Mary Calvelli, che è un po' un'istituzione a Gaza, insomma, no? Cioè, che è anche la nostra persona di contatto là, la quale ha lanciato questa idea di questo festival, Nazara Film Festival. Nazara vuol dire sguardo, d'accordo? Ed è uno sguardo attraverso il cinema, diciamo, sulla Palestina. Sono cortometraggi fatti, prodotti, diciamo, da o palestinesi ma anche invece persone di altro genere, ma sul tema delle condizioni di vita della Palestina. Bene, suono, respiriamo stamani in questa atmosfera, adesso ci fermiamo un attimo e poi andiamo a Gaza, andiamo a trovare Riccardo Corradini. Buongiorno a Riccardo Corradini e a Mary Calvelli, giusto, che vedo in collegamento direttamente da Gaza. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno anche a voi. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, parleremo anche con Mary Calvelli, ma insomma diamo prima la parola a Riccardo Corradini. Abbiamo mandato poco fa in onda il video di quando è stato accolto, insomma, all'Università di Gaza. E davvero, come dire, era un ospite, ci è sembrato molto gradito. Com'è questa sua seconda esperienza a Gaza? E sono qua da pochi giorni, quindi ancora non ho un giudizio definitivo, ma sicuramente le prime impressioni sono assolutamente positive. Gli abitanti della striscia sono estremamente disponibili, gentili, e mi stanno accogliendo in una maniera davvero sorprendente nel senso positivo della cosa, quindi sono molto contento di questi primi giorni passati qua. Ecco, Erasmus significa anche, oltre a un momento, come dire, importante della propria formazione, della sua soprattutto, molto importante in campo medico, anche un momento di contatto con ragazzi della sua stessa età, insomma, ecco, come sono le relazioni umane in un territorio che certamente ha una sua drammatica particolarità? Di sicuro le relazioni umane che ci sono qua sono come quelle che ci sono a casa da noi, a Siena. Spesso la Gaza e la situazione presente qua viene ritratta un po' come una guerra costante.
Sono felice di constatare che così non è. Le persone vivono, le persone hanno dei rapporti, sono, si amano, si sposano, stringono amicizia. Andiamo a vedere, siamo andati, mi è successo qualche giorno fa, di andare a vedere la partita Barcellona-Real Madrid con dei compagni di corso. Quindi in assoluto la vita procede e va avanti anche qua in una maniera comunque propositiva, di sicuro, e questo fa piacere anche come straniero che comunque viene accolto in questa terra. Ecco, Mary Calvelli, ci hanno spiegato prima Usberti, la professoressa Marchettini e Candida Calvo, insomma lei rappresenta un ponte, diciamo, verso questa terra, molte attività. Immagino che per lei l'arrivo di Riccardo Corradini abbia rappresentato, come dire, un momento di grande soddisfazione, la sensazione di bucare, no? Bucare, aprire un varco, insomma, in questa terra, è così? Beh sì, in effetti è la cosa principale, il fatto di riuscire a far entrare da una frontiera che è costantemente chiusa, anzi da due frontiere, una al nord con Israele e una al sud con l'Egitto, che sono costantemente chiuse per la popolazione civile palestinese, quindi soprattutto per loro, riuscire a far entrare, riuscire a aprire una porta, uno spiraglio che appunto, come si diceva, per la popolazione è una speranza grandissima, ancora c'è la speranza di poterla aprire, è chiaro che è sicuramente il segno più positivo che potesse capitare. Questa è una delle attività che appunto cerchiamo di svolgere costantemente, maggiormente, oltre al lavoro umanitario, diciamo, che c'è bisogno, che richiede la striscia di Gaza proprio perché chiusa dentro questi confini, e però il valore dell'entrata degli esseri umani, delle persone che appunto i palestinesi non sono mai, non sono purtroppo abituati a vivere, è chiaramente uno degli aspetti più forti, più grossi, più importanti appunto per la popolazione di Gaza. Mary Calvelli, commentavamo prima, avendo visto il video dell'arrivo di Riccardo all'Università di Gaza, questa presenza di giovani ragazze particolarmente numerose, particolarmente colorate, diceva la professoressa Marchettini, questa speranza al femminile forse è un punto di forza per Gaza? Assolutamente sì, direi che sono la forza di Gaza, sono quelle che tengono in piedi, almeno dal mio punto di vista femminile, ma credo che possa, che questo possa essere constatato da tutti quelli che entrano, che riescono ad entrare dentro Gaza, e la forza e la vitalità delle donne qui dentro è sicuramente presente e si fa notare. E considerando anche che appunto si ha invece una visione, la cultura insomma araba è quello che è, e si ha una visione più maschilista della situazione, no? Quindi i governi comunque sono presieduti da uomini, chi prende le decisioni sul campo, anche militare, sono uomini, la vita invece la rappresentano le donne di fatto. Quindi questo è sicuramente uno degli aspetti più importanti, e sicuramente molto colorato, si vede in ogni situazione della vita quotidiana dentro Gaza. Vorrei aggiungere un atto. In varie università ci hanno detto che la percentuale delle ragazze iscritte è del 75%. Riccardo, come si svolge la sua giornata adesso? La sua agenda di oggi come sarà? Guardi, appunto tra pochi momenti dovrò recarmi allo Shifa Hospital, che è l'ospedale, diciamo, centrale di Gaza City, nonché direi il più grande, se non erro, della striscia, dove svolgo il mio tirocinio, diciamo, di clinica chirurgica. L'esame qua a Siena è di clinica chirurgica e faccio il tirocinio appunto nel reparto di chirurgia generale qua all'ospedale, dove comunque le attività di reparto comportano un impegno per la maggior parte della giornata, quindi fino alle 3-4 del pomeriggio sono impegnato in ospedale. Dopodiché appunto al ritorno
inevitabilmente i miei amati libri mi aspettano e questo è inevitabile, ecco, però... Riccardo, non vorrei, come dire, levarle il sorriso, che mi fa piacere vedere così aperto. Il professor Rusbetti ci ha ricordato un momento particolare della sua precedente presenza a Gaza. Ha visto morire una persona lì al muro, ecco, come ricorda quel momento? Guardi, allora, io non vorrei parlare nello specifico di quel fatto, ma vorrei rilanciare su degli aspetti che sono peculiari invece della striscia, anche se il filo conduttore purtroppo è lo stesso. Seppur stia facendo il tirocinio da pochissimi giorni, sono già venuto a conoscenza di alcuni aspetti, diciamo, drammatici della vita ospedaliera di questo posto. Ieri abbiamo affrontato in reparto la questione dei tumori al seno. Non è permesso per la striscia di Gaza avere una macchina per la radioterapia. Le donne e gli uomini che sono affetti da tumore alla mammella non possono essere curati attraverso una macchina che da noi ormai è convenzionale, sta nelle linee guida. La radioterapia fa parte, nella maggior parte, cioè in tantissimi casi di tumore alla mammella, della terapia applicata. Non viene fatta entrare all'interno della striscia, e questo significa che i chirurghi e tutto il personale medico e paramedico si devono adattare a queste mancanze, che però sono gravi mancanze, e chiaramente chi ci rimette sono i pazienti e le pazienti, che come sempre per poter ovviare a questa mancanza di strumenti terapeutici devono sottoporsi a delle operazioni estremamente invasive e molto invalidanti. Questo è uno degli aspetti drammatici. Un'altra cosa che mi viene da sottolineare è ad esempio la questione del piede diabetico. Scusa, non voglio entrare nei tecnicismi, ma appunto il piede diabetico è uno delle complicanze più frequenti dei pazienti affetti da diabete e non è permesso l'ingresso di dispositivi, oggetti, sto parlando di plantari, di scarpe specifiche per gestire questa complicanza del diabete, e quindi anche in questo caso il personale medico e paramedico deve adattarsi, deve improvvisare delle soluzioni che siano alternative, in modo tale da poter comunque garantire un certo tipo di sostegno ai pazienti e alle pazienti, anche se chiaramente l'outcome, il risultato finale non è lo stesso. E questa è un po' la situazione, non è sicuramente qualcosa di positivo. Quanto tempo resterà a Gaza? In teoria 4 mesi. 4 mesi solamente per ricollegarmi a quello che dicevo prima, per concludere, quello che mi sta più colpendo, nonostante sia qua da pochissimi giorni, è quindi la resilienza di queste persone, perché nonostante tutto a testa alta continuano ad andare avanti. Grazie Riccardo, grazie anche a Mary Calvelli, buona giornata e grazie davvero di questo collegamento. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Bene, io ringrazio anche voi, insomma, che ci avete dato la possibilità di aprire questa finestra verso il mondo, verso un mondo particolare, ma che dovremmo tenere ben presente per essere più consapevoli, più coscienti, per essere più cittadini del mondo, insomma. Quindi grazie professor Rusbetti, professoressa Marchettini e Candida Calvo. Davvero breve pausa e poi andremo al nostro sprint finale. È stato un momento un po' particolare della nostra trasmissione, siamo contenti di essere riusciti a fare questo collegamento, che la presenza di Riccardo là è anche una sfida, bucare un muro, bucare, come dire, un momento in cui questo pezzo del mondo, Gaza, è sostanzialmente isolato da tutto il resto. La presenza dell'Università di Siena con questo progetto andava per conto nostro raccontata a dovere. Noi andiamo a concludere, come sempre, il martedì con il contributo di Duccio Balestracci, docente ovviamente dell'Ateneo Senese, che ci racconta un po' della nostra storia. Grazie a chi ci ha seguito, se volete domani mattina alle 8 siamo ancora a Buongiorno Siena, buona giornata.
Qualcuno ha provato anche a dire che era nato a Siena. No, non è assolutamente vero. Il personaggio senese di cui parliamo questa mattina in realtà era nato a Vercelli, forse nel 1477, da Giacomo Bazzi e una tal Angelina di Niccolò da Bergamo. Il suo nome Giovanni Antonio Bazzi, tutti quanti lo conosciamo come il Sodoma. È indiscutibile che quest'uomo abbia scritto pagine importantissime nella storia di Siena, nella storia dell'arte senese e, come vedremo, non soltanto della storia dell'arte. Possiamo seguire la sua vita attraverso un bellissimo libro pubblicato nel 2012 proprio a Vercelli dai nostri senesi Roberto Bartalini e Alessia Zombardo, fonti documentarie e letterarie su Giovanni Antonio Bazzi, dal quale sappiamo che nel 1490 viene messo come apprendista di Martino Spanzotti, si trasferisce a Milano, incomincia la sua carriera lì, poi si sposterà, lavorerà anche a Roma per Giulio II e Agostino Chigi, ma è a Siena, che dove arriva nel 1501, che il Sodoma firma, diciamo così, una delle pagine più alte della sua produzione artistica. Oddio, il Vasari, quell'anello di congiunzione fra un serpente e una vipera abilmente camuffato da pittore e da scrittore di storie di pittori, dice che ebbe fortuna perché a Siena c'era soltanto lui e questo lo impigrì perché gli impedì poi di aver voglia di studiare, aver voglia di approfondire. Non è vero. In realtà il Sodoma è un ponte fra il Rinascimento e il Manierismo. Il suo soprannome è sempre il Vasari, che lo definisce bestiale, licenzioso, fantastico, cioè mezzo matto. Praticava e viveva con giovinetti sbarbati. Era un sodomita, era un omosessuale. Boh, non ce ne frega assolutamente niente. Fra il 1515 e 16 lavora a Monte Oliveto, dove la sua pazzia viene fuori, la sua bizzarria viene fuori nel dipingere le storie delle tentazioni di un seguace di San Benedetto. Ci mette un ballo sfrenato di prostitute nude, quando il priore se ne accorge si incavola come una iena e gliele fa ricoprire. Nel 1518 lavora all'oratorio di San Bernardino, dipinge le storie di Santa Caterina nel 26 in San Domenico, e fra il 29 e il 33 dipinge alcuni santi senesi nella sala del Mappamondo, Sant'Anzano, San Vittore, il Beato Tolomei, che firma l'Adorazione dei Magi nel 1533 in Sant'Agostino, nel 30 aveva fatto la Cappella degli Spagnoli in Santo Spirito, nel 37 gli viene commissionata la Cappella di Piazza, e che nasce sotto una cattiva stella. La comincia, si interrompe, il concistoro si incavola, lo minaccia, lo lusinga, sai che si conviene a buon pittore a ciò che la virtù sua si manifesti parimente a ognuno, non incominciare solo una bella opera ma tirarla a fine. Lui manco risponde a Piombino dalla Piani, il quale dice: colpa mia, gli ho fatto perdere tempo io. Come che sia, poi va a Pisa, come che sia, nel 39 la cappella è finita, è nata, come ho detto, sotto una cattiva stella, perché ha fatto una finaccia quella pittura. Voglio soltanto ricordare che nel 1546 è lui a dipingere l'andata al Calvario nella chiesa della Torre. Fra il 14 e il 15 di febbraio del 1549 il nostro Sodoma muore. Vasari, appunto, lo definisce un mattaccio. L'Aretino, il poeta Pietro Aretino, da Venezia nel 1545 gli aveva scritto: «Nello invecchiar nostro, nella etade, abbiamo sempre fanciulli i pensieri». Per entrambi, molto evidentemente, c'era voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. E che cosa ha rappresentato il mattaccio per Siena, non soltanto dal punto di vista della storia dell'arte, ve lo racconterà domani mattina Maura Martellucci. E per il momento, buona giornata da Serafino, dal Sodoma, detto il mattaccio, e dal sottoscritto. Di nuovo, buona giornata a tutti.